Buongiorno ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video recensione su due prodotti che mi sono stati inviati dall'azienda Puro Bio Cosmetics insieme a altri di cui poi vi parlerò in seguito. Si tratta dei matitoni correttori della Puro Bio, appunto, uno correttore per le occhiaie e l'altro per correggere le discromie, brufoli e impurità varie. Ringrazio infatti l'azienda per questa collaborazione e quindi sono felice di potervi parlare dei primi due, appunto, prodotti. A questo momento video seguirà il post mentre correlato sul blog, dove vi parlerò ancora più specificatamente degli stessi. Allora, partiamo subito con il correttore numero 18, questo per correggere le occhiaie, 18 mesi di PAO, costo 7,99 euro, lo trovate sui siti bioprofumerie, io l'ho visto su Ecoverde, ma si trova anche nelle non solo online, ma anche appunto nelle bioprofumerie fisiche, negozi fisici, anche un'erboristeria qui a Foggia l'ho trovata, dove, che appunto è rivenditrice dei prodotti Puro Bio. Infatti ho acquistato anche il temperino che ho postato su Instagram, con cui mi trovo bene. Niente ragazze, ho l'inci, è ottimo, non contiene oli particolarmente pesanti, anche per chi ha un contorno occhi comunque un po', diciamo, non secco. Comunque non va a creare grani di miglio, eccetera. Allora, la mia esperienza è positiva. Perché? Perché corregge, cioè copre l'occhiaia in maniera comunque delicata, illumina anche lo sguardo, è proprio aranciato, quindi è proprio, va proprio a contrastare l'occhiaia comunque scura. È morbida la stesura, credevo invece che fosse un po', io sono un po', non contro, però sono un po' scettica riguardo le matite che sono poi le matite appunto che vanno a essere correttori, appunto vanno a correggere le occhiaie, perché temo appunto che possono essere sempre un po' secche. Per un mio contorno occhi non particolarmente secco e non particolarmente problematico, però comunque che necessita di un'idratazione. Invece applicando una crema contorno occhi, anche quello per esempio dei provenzali, e poi applicando questo, ragazzi, tranquillamente scorre, tranquillamente la stesura è morbida con i polpastrelli, con le dita, quindi è sfumabile, fa un bel effetto, un bello sguardo comunque riposato, sveglia appunto lo sguardo. È un'esperienza comunque positiva, perché io non mi sono trovata bene, a inizio sì, poi col passare del tempo non mi sono trovata tanto bene con il correttore della Lady Lia, non mi sono trovata tanto bene perché mi creava un po' di pieghette sotto l'occhio, poi si vedeva comunque a distanza di ore, l'occhio appariva comunque secco, appunto qui nella zona del contorno occhi. Invece questo no, dura abbastanza, magari anche con una cipria dura ancora più, fissato appunto con una cipria, e davvero mi sono trovata bene. Io ve lo consiglio, ovviamente sono controllati e certificati, è un'azienda comunque giovane che produce prodotti bio con ingredienti di origine vegetale di ottima qualità. Infatti sto provando anche la matita per le labbra numero 21, un lampone fragola, comunque molto 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 bello, poi estivo, quindi probabilmente ve ne parlerò in seguito, come anche la cipria, quindi vi parlerò anche un ombretto, una matita ombretto, ve ne parlerò in seguito. Ovviamente sono prodotti comunque vegani, e davvero un ottimo compromesso, ragazze, per un prodotto di ottima qualità, bio completamente, e comunque a un prezzo accessibile, e mi auguro appunto reperibile sì, perché alla fine, guardate, date un'occhiata anche proprio nelle bioprofumerie, potrebbe essere proprio, cioè anche nelle erboristerie potreste trovarlo. Nella mia esperienza è ottima. Stessa cosa dicasi per il matitone correttore numero 19. Questo è un po' più olivastro, però con una punta di beige all'interno, e per correggere le discromie. Questo è per correggere le discromie, brufoli, impurità, da usare localmente. Infatti l'ho applicato localmente proprio questa mattina, non ho avuto problemi, lo applico ogni mattina sul brufoletto che spunta all'improvviso, lo copre tranquillamente, rimane lì al suo posto, non mi dà problemi per la durata. Anche questo, ragazzi, dura, ripeto, con una cipria poi fissato dura ancora più. Questo, ragazzi, lo applicate poi con un po' di cipria tamponata, dura ancora più l'effetto. Anche questo è un inci 18 mesi, anche questo, se non mi sbaglio, 7,99 euro.
inci fatto bene, non ha oli particolarmente pesanti, oppure un inci particolarmente pesante che può comunque occludere i pori, creare problemi alla pelle mista e grassa, no. La mia è tendente appunto al grasso, cioè una pelle acneica tendente al grasso, però non mi ha dato particolarmente problemi. Anche questo sono poi comodi da portare in borsetta. Stesura morbida, ripeto, non dà un effetto, cioè applicandolo localmente sul bufalo non dà l'effetto di secchezza. L'ho applicato localmente, sfumato, copre perfettamente. Ovviamente è proprio di colore appunto olivastro verde, ma non è che rimane verde sulla guancia appunto per coprire l'arrossamento, ma rimane comunque, si confonde, si uniforma poi all'incarnato per assumere appunto lo stesso colore del nostro viso, si confonde, quindi si mimetizza. Niente, la mia esperienza è positiva, ovviamente poi ve ne parlerò approfonditamente domani, quindi segue poi, come ho detto prima, il post sul blog correlato, fatemi sapere se l'avete provati, sono curiosa di conoscere anche la vostra opinione, io ringrazio ancora l'azienda per questo bellissimo appunto regalo, ho chiesto di collaborare e mi hanno appunto accontentato e niente ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video e anche ovviamente seguiranno poi altri video recensione di man mano che testerò gli altri prodotti della Puro Bio. Alla prossima, ragazze. Un bacio. Ciao.